Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! La Roma a passare il turno delle sfide contro il Feyenoord. Svilar protagonista assoluto. Lukaku con un certo sollievo dopo il rigore sbagliato. Ma questo è il rigore di Cristiano Ronaldo sul coso dei Buffon. Porco Dio, ha tirato la sveglia sotto al 7, gli ha tirato. Non sono solo circostanze. Quando si arriva così vicini. Outfit check di venerdì. E allora, Matilde, io te la devo andare a chiedere. Matilde, come porco Dio è possibile che tu stai vestita come se stai a Parma de Mallorca e l'altra invece sta andando a fare una convention con Putin? Porco Dio, Matilde, come cazzo è possibile? Dove dovete andare? Vi dovete sdoppiare? Una si teletrasporta, una è Kakarot, una deve toccare selle e salvare il mondo. Come, che cazzo di problema c'è? Ma poi perché mi fai mossa dello stretching de Paolo Dybala? Aspetta, questa è palesemente cecchinata, girata. Questa è la solita cosa che succede quando stai con un amico, con un bro accanto, che vi guardate e andate all'indietro con la sedia. Questa è palese proprio, già lo so. Succede sempre come succede. Dove? Sarei andato indietro anche io, però. Erzio, stanno a favola Horner, perché dici che ha mandato il cazzo a una, tipo una roba strana. Ma chi? Ma di che cosa? Della Red Bull. Sono entrato nel posto giusto. Fino a quando stanno a sbavare, che scende, si attacca alla barba, alla bavetta, alla... Ma che figne! Per forza devi fare 1.500.000. È vero. Scusate ragazzi, che avevo visto la migliore amica del maestro con cui mi ha tradito, quindi... Suka! Ah, certo. In goia! Ride anche, GG, ci sto... Ma ci sto pure io! Uomo di merda! Chiamo mio padre, mio cugino, pure mio zio, ma da troppo in questo Reddit a tutti mancavo io. Qui c'è stato l'inizio, non c'è mai stato un addio, ma quando chiamo legge Carmen... Porco Dio! Vanino cameo, fa cannolo cosa nostra. Parole di livello, quelle di Mario Doccia. Rispetto Maria Sofia, ma sai che non mi importa della sua opinione solo perché è donna. Ora non mangiate la carne di cavallo, ma per loro un fazzoletto non vale come pasto. Qualcuno l'ha capito, ma qualcuno invece qua no. Chi non ha mai peccato scagli la prima pietra, no? Penso a studiare l'italiano, ma non ci riesco. Inizio dal pomeriggio, la sera smetto. Da solo non sono capace, serve un maestro. Voi sapete il termine negletto? Sento gente dire con lui si stava meglio quando c'era la doccia subito dopo il risveglio. Lui fa rima con luce, molto spesso ti radia. Entro in un bar e sento un vecchio urlare e l'Italia! Sono trascurato, sono proprio un negletto. Mica troppo la N, bro, quella date l'alpetto. Caffè, latte, biscotti, seghino, giuro la smetto. Per forza! Si va a letto? Ok. Stallone. Botta botta, Fio Secco! E poi non so nemmeno cosa voglia dire, sinceramente. Non... Sinceramente. Boh, io manco, onestamente. Magari significa boia di bu. No, boia di bu. Ho una proposta. Grande video. Nanni apre Football Manager e noi lo guardiamo tutti e commentiamo. No, va bene. Non è un content proprio. Non penso. Io lo faccio. Non credo. Te lo fai perché ti piace il calciontis. Calciontis. Ma perché te... Ah, voi sì, ok, sì ragazzi, ma perché mi sono bloccato in un muro invisibile. No. Giamo si prende casa a Birmingham e si compra il Garrison. Ah, ok. Porco di Dio, basta! Sto tornando più forte che mostro, eh? Di merda, serve sempre meno. Serve quando i gatti. Comunque, ha appena detto Sandro, ragazzi. Italiano, non sai dire ballano e sai dire mausoleo soltanto perché ti serve per Sandro. Ma ti sei pure dimenticato la definizione di mausoleo, brother. Ma ti rendi conto dove stiamo arrivando? Va di guardare un video su Ettore Majorana. Duco, ma non vedi che sono incazzato come un mostro? Comunque, raga, a quando arriva quel momento, di che anno sei? Portali in fondo in un cielo blu.
ma io sono sicuro di aver bloccato su tanto. Perché sei saltata fuori la live di Manuzzo? Dio, di che cazzo di anno sei, madonna troia? Che cazzo è? Di che anno sei? Sì, ti giuro, di che cazzo di anno sei? Cioè, porco Dio! Ma rispondimi! Quello che fa il bodyguard che non te fa entrare e parla in romanaccio. Ma soprattutto perché c'è Federic 95 a un programma del genere? Che cazzo c'entra? Non c'entra letteralmente nulla. Ma poi perché c'è Fede Rossi skin prime moments di quando andava da Andrea Di Pre? Geolier! Ci sono veramente tutti quest'oggi, non capisco. Ovviamente, già lo sai. Chat GPT-4. Ah sì, dopo voglio creare un paio di... Voglio creare un paio di... Dopo prova a guardare l'appartamento di Messina Denaro. Almeno non ti trovano più. Ah sì, de Messina Denaro non voglio appartamento, voglio il tumore, guarda. E sdrongo, jolly, così finalmente la faccio finita. No, no, beh, Nadi, no, non lo è, oggettivamente non lo è. Allora, mi vado intanto a giftare da anonimo 10 sub al mio treno, così se arriva al livello 20 stacco la stream, per prima cosa. Questa è la prima cosa che farò. Oh, madonna, madò! No, Giamma, che cazzo fai? Madò! Ok, no, non c'ho niente aperto. Va bene. Oh. Si può girare, si può girare. Buonissimo. È Uber primo. Mi pare che più un al volo al contrario. Avevo perso il controllo, Tanto, voglio dire. Dai, ultimo giro. Sì, un pochino. Dai. Comunque... Bisogna, comunque, vediamo queste nuove carte dei Pokémon. Sì, dai, cresciamo, dai, sì. Andiamo a vedere questo nuovo Charizard DX. Oh, sì, è fantastico. Becchietto, bentornato. Che ciola, porco Dio, che cazzone. Allora, regà, e non vi posso dire nemmeno di no. Non cagate in mano. Con tutto. Non mi sono neanche... Non vi posso nemmeno dire che è una scemenza quella che state dicendo, perché... perché non c'ho le mutande. Perché non c'ho le mutande, perché è impossibile. Non ce l'ho dentro una delle valigie che stanno lì, ma non mi va di mettere. Le uniche che ho, ce l'ho avute addosso 5 giorni. Qui non c'è un bidet. È una giornata, è sicuramente un... È difficile la mia vita negli ultimi giorni. Pensavo fosse un divano visto in prospettiva, dove c'era seduto un tizio. Buongiorno Giammo. Oh, dai, sono tutti giotto, frate. Dai, mettimi il puntino, facci partire luci e vedi, fai partire le cose e poi fai le luci. Ma vaffanculo, porco Dio. Tutti dei geni. Stai cotto. È tipo una cosa che mi manca. Pura la sedia. Anche secondo me si è fatto malissimo al piede. Sì, è ovvio, è evidente. Perché sono dure quelle sedie, Sto per piangere. Ma perché non l'ha colpito neanche col codo, l'hai preso proprio con il sopra. Sì. Ma ce l'hanno morbido di norma il dietro. No, queste sono toste. Porco Dio. Signorina, non c'è la musica. Ah, oddio, ma forse l'ho levata io. Ah no, suono non... Signorina, non... Ma che fa? Ma che... Una hit incredibile di... Vabbè, non facciamo... Poi si arrabbia, invece dobbiamo solo apprezzarla, farle i complimenti per il tatuaggio sul culo, ho scritto mangiami, che comunque voglio dire, è un tatuaggio importante.